Ma noi siamo ciò che siamo, siamo una terra della cultura dell'ospitalità, diceva Meldini che la differenza tra barbari, e popolazioni civilizzate era la capacità appunto di saper ospitare. Siamo una provincia universale, siamo un borgo che diventa metropoli, siamo una città complessa, siamo Molte Note, siamo una città che ha oltre 2000 anni di storia e ha saputo incidere sul costume italiano negli ultimi 70 anni. Dobbiamo sapere di dover mettere intensità, densità a questo percorso verso il traguardo di capitale italiana della cultura. Non dobbiamo chiedere nulla a nessuno, non dobbiamo essere la provincia che chiede alla capitale di essere riconosciuta, dobbiamo essere una provincia del mondo che sa essere capitale perché lo è stata. Dopo la guerra, lo è stata in fasi straordinarie storiche con Sigismondo Pandolfo Malatesta, lo è stata all'epoca di Augusto e Tiberio, lo è stata perché ha nel DNA questa unica e straordinaria capacità di saper far fluire. Qui arriva la via Flaminia, termina l'Arco d'Augusto, la Pax Augustea, e parte la via Emilia, e parte la via Popiglia. Rimini è fluire, è incontro, è relazioni. Rimini ha avuto nella sua storia momenti straordinari, appunto quello romano, quello di Sigismondo Pandolfo Malatesta, l'epoca comunale, con il 300 riminese che cambia i paradigmi della pittura iconoclastica, afferma di derivazione bizantina per avviare col 300 la scuola preceduta da Giotto, avviare poi la grande storia del Rinascimento pittorico con Piero della Francesca. Con il Rinascimento che Rimini anticipa, Rimini è una città che anticipa, è una città, come dice anche il Vescovo, che deve sapere fare intercultura e multiculturalità, come dice Piero Meldini. Non sarà importante solo, come dire, l'obiettivo, il traguardo, ma il percorso che una comunità saprà fare. Oggi la città è cambiata, ci siamo tolti questo complesso. Siamo il mito della città nuova risorta dopo i 386 bombardamenti, gli ultimi 80 anni, ma siamo anche i 2000 anni di prima e siamo anche gli anni che avremo davanti. Per questo investiamo sulla cultura come cifra, di un investimento sì urbanistico, ma soprattutto un investimento di civiltà e di umanità. Oggi Rimini non solo ha le carte per vincere, come dire, questa sfida, ma soprattutto ha l'opportunità per far camminare insieme una comunità e le sue note, i suoi sguardi verso il 2024. Dobbiamo stare attenti di uscire dalla retorica e dal cortocircuito di un dibattito, tra noi, un po' provinciale, perché ci giudicheranno da fuori e valuteranno quello che noi siamo, siamo stati e sapremo essere per chi verrà e sceglierà Rimini.